Ciao a tutti, benvenuti in questo nuovo video. La AOSP Extended è una custom ROM molto interessante che desideravo provare da un bel po' di tempo. Finalmente, ora di 1.8.5, l'ho provata e sono pronto a parlarvene dopo la intro. Per quanto riguarda la base, è una AOSP, vogliamo Android Pie 9.0 ed è aggiornata con le patch di dicembre. Mi sono già arrivato un paio di aggiornamenti, quindi direi che è una ROM bella aggiornata che sicuramente nel tempo verrà aggiornata per risolvere bug e inserire nuove funzioni. Il launcher ne abbiamo uno molto interessante che è basato sul pixel launcher, quindi ha l'interfaccia dei pixel praticamente, però a fare i kick, per esempio la possibilità di inserire i compact, cambiare la griglia delle icone, insomma aggiungere delle gesture, insomma tutte funzioni che possono aiutare a personalizzare il telefono. A me è piaciuto e quindi non ho cambiato launcher in questi giorni di utilizzo, cosa che di solito succede invece quando provo telefoni con il launcher stock di Android, quello dei Pixel. Come grafica è la classica di Android Pie, però la ROM inserisce alcuni temi che possono personalizzare l'aspetto oppure cambiare il colore dell'accendo dei toggle e delle varie impostazioni. Ottime le prestazioni, lo Snapdragon 636 comunque devo dire che fa girare molto bene la ROM, molto fluida, l'apertura delle app non ha problemi, insomma. E ora di 1.8.5 comunque con questa ROM dà molte soddisfazioni. Invece le impostazioni sono davvero parecchie, infatti abbiamo la possibilità di avere le gesture, abbiamo per esempio la possibilità di avere la navbar con o senza il pulsante indietro, quindi per avere un'esperienza più formata da gesture, che comunque è una funzione interessante, oppure c'è la navbar. Possiamo poi anche scegliere di avere il menu app recenti in tema Oreo o Pie, quindi potete scegliere se non vi piace quello nuovo, potete avere quello vecchio, poi cambiare le varie icone, quick settings e anche avere l'opzione 4G invece di LTE, che magari ad alcuni può piacere di più in questo modo. Mi piacciono molto queste ROM con molte impostazioni perché vi forniscono un valore aggiunto che a me piace, perché Android Stock di suo è scarno di impostazioni. Anche l'autonomia è molto buona, come ci abituati wired, quindi abbiamo un'autonomia che si arriva a sera con un uso molto intenso, mentre un giorno e mezzo, se non due, con un uso più leggero, quindi non vi deluderà sicuramente in base al vostro tipo di utilizzo. Quindi in conclusione è una ROM molto affidabile e ben funzionante, con funzioni molto interessanti, una bella grafica, insomma ve la consiglio assolutamente se volete provare questa AOSP Extended Pie. In descrizione troverete i commenti aperti per qualsiasi dubbio, poi il link per il thread di XTA, quindi per qualsiasi informazione che volete in più o fare qualche domanda anche lì e vi risponderanno sicuramente. Io vi ringrazio per la visione, iscrivetevi al canale, lasciate un bel like, noi ci vediamo alla prossima, sempre qua su Mobile Fondamental. Ciao!